Allora, pubblico ministero. Ufficio di procura nella requisitoria orale e nelle memorie scritte depositate. Molti gli aggettivi, anche forti, usati. Un'indagine costruita sulla persona del senatore Formigoni, secondo un approccio tipico del diritto penale d'autore, secondo gli avvocati Stortoni e Brusa. Imputazioni intrinsecamente contraddittorie ed illogiche, secondo la difesa del dottor Lucchina. Una ricostruzione basata sui flussi che però, secondo l'avvocato Rampioni, sarebbero neutri, nulla potendo dire sui comportamenti degli imputati, rispetto ai quali vi sarebbe un vuoto pneumatico della prova dell'accusa, il buio della prova. Ed ancora una ricostruzione che, quanto alla legittimità degli atti, avrebbe travisato completamente il contenuto delle sentenze del TAR e del Consiglio di Stato, secondo la prospettazione dell'avvocato Gomez. Il travisamento operato dai pubblici ministeri sarebbe così grave da non poter essere che smascherati, utilizziamo l'espressione della difesa Lucchina. Va detto che su tutti i temi affrontati e valorizzati dalle difese per contrastare la ricostruzione dell'ufficio di procura, i pubblici ministeri si sono intrattenuti diffusamente nel corso della requisitoria orale e scritta, con argomenti a nostro parere convincenti e insuperabili. Sì, insuperabili. Non abbiamo timore di usare questo aggettivo, su cui è stata fatta qualche ironia. La nostra ricostruzione è stata compiutamente esposta e confidiamo di averlo fatto in modo chiaro, di avere altresì indicato con precisione gli elementi di prova dichiarativi e documentali ed anche di tipo logico che confortano tale ricostruzione. Ed allora ci siamo domandati a lungo se fosse il caso di replicare alle affermazioni delle difese. È chiaro che non staremo qui a riprendere tutte le argomentazioni, a richiamare tutte le prove acquisite nel corso del dibattimento, che a nostro parere dimostrano la piena fondatezza dei capi di imputazione. Ma forse, a beneficio del Tribunale, che è chiamato a confrontarsi con una mole senz'altro impegnativa di prove dichiarative e documentali, può essere utile soffermarsi ancora una volta soltanto su alcuni passaggi delle arringhe difensive, passaggi che in modo lampante, e ci sia consentito in talune occasioni davvero sorprendente, hanno deliberatamente offerto una lettura distorta e mistificante, per usare un aggettivo caro alla difesa Lucchina, della ricostruzione di quest'ufficio di procura. Nonché su alcuni passaggi in cui le difese, soltanto in sede di discussione, hanno proposto ricostruzioni dei fatti che nemmeno gli imputati, durante i loro esami, avevano avuto l'audacia di avanzare. Un dato comune a tutte le arringhe difensive va comunque immediatamente evidenziato. Nessuno è riuscito a fornire una spiegazione ragionevole, convincente dei fatti accertati in questo processo. Fatti che possono considerarsi pacifici. Le ingentissime somme di denaro versate a Daccò e Simone dai rappresentanti della Fondazione Maugeri e del San Raffaele. Le ingenti utilità economiche versate a Daccò, le ingenti utilità economiche procurate con quelle provviste a Roberto Formigoni. Le erogazioni a titolo di funzioni in favore della Maugeri e del San Raffaele non sorrette da alcuna rilevazione dei costi e quindi prive di causa. Eppure sin dagli esordi delle indagini la spiegazione è stata offerta e poi confermata nel corso del dibattimento da alcuni importanti protagonisti di questa lunga vicenda. Passerino, Maugeri, lo stesso Cal, quest'ultimo attraverso le confidenze fatte a testi di assoluta credibilità, come Stefania Galli, sua storica segretaria, Mario Valsecchi, direttore finanziario, gli Zammarchi, fornitori e amici, hanno chiaramente indicato
indicato che quelle somme di denaro venivano versate a Daccò e Simone ed erano dirette al presidente Formigoni per ottenere provvedimenti favorevoli dalla regione Lombardia. Ma la ragione dei versamenti di denaro viene addirittura negata dalla difesa dell'imputato Passerino, il quale pure ci ha spiegato chiaramente e con ricchezza di dettagli perché, per quali obiettivi ha versato a Daccò e Simone decine di milioni di euro. L'avvocato Rampioni arriva ad escludere che Passerino abbia mai confessato fatti di corruzione e lo fa esaminando numerosi passaggi delle trascrizioni degli interrogatori resi in fase di indagine. Ma è sbalorditivo, è davvero sbalorditivo e ci sia consentita una tecnica difensiva un po' naif e quasi offensiva dell'intelligenza degli interlocutori processuali, che la difesa Passerino, che pure ha lamentato un'asserita pressione morale sul suo assistito quando questi era in stato di detenzione, non si soffermi poi sulle dichiarazioni rese da Passerino in sede di esame dibattimentale. Esame dibattimentale protrattosi per oltre 4 udienze intere. Esame dibattimentale quando ormai Passerino non era più detenuto e quando aveva le più ampie garanzie difensive. A pagina 32 del verbale del 6 luglio 2016, l'avvocato Rampioni dice che ogni avvocato ha le sue manie. L'avvocato Krog non legge l'istruzione dibattimentale. Come io, dice, non cito mai l'esame dell'imputato. Ma forse non è un vezzo quello del difensore di Passerino. Forse l'avvocato Rampioni preferisce ignorare che è proprio nel dibattimento che Passerino ha reiterato la sua confessione, e mi riporto ai passaggi numerosi della memoria. Ammesso che Daccò e Simone chiedevano ingenti compensi perché dovevano remunerare i propri referenti in regione, ha riconosciuto che a livello politico il referente era Formigoni e che egli non era certo se i soldi andassero a politici o funzionari della regione. Non avevo la certezza, ha detto, rispondendo al presidente del collegio. E l'avvocato Rampioni si chiede in cosa consiste il dolo di Passerino rispetto al delitto di corruzione? Pur ritenendo pienamente raggiunta la prova che Passerino fosse consapevole della destinazione di una parte delle somme a Formigoni, quand'anche lo stesso fosse stato in dubbio se i soldi andassero a politici o funzionari, come affermato nel dibattimento, il dolo di corruzione sarebbe pienamente integrato. Ma anche i passaggi dei pur lunghi interrogatori resi in fase di indagini, che vengono citati dall'avvocato Rampioni per provare l'assenza di qualsiasi confessione di Passerino, dimostrano esattamente il contrario. Interrogatorio del 20 giugno 2012. Noi abbiamo dato dei soldi a Daccò e Simone, e sui destinatari aggiunge: potevano essere politici o pubblici ufficiali, i loro referenti volevano essere ricompensati. Non solo. Rampioni cita un passaggio di uno degli interrogatori di Passerino, a pagina 103 del verbale di interrogatorio del 3 maggio 2012, in cui lo stesso, dopo aver escluso che Lucchina fosse a conoscenza dei rapporti economici tra la Fondazione Maugeri e Daccò, dice testualmente che io ho avuto la percezione precisa che Lucchina sapeva che il Daccò era uomo del presidente, questo è sicuro. Ma bisogna aggiungere altro per cogliere il dolo di corruzione di Passerino? Tra l'altro la difesa di Passerino, per contrastare la ricostruzione della procura, è costretta non solo a negare l'avvenuta confessione da parte di Passerino, ma anche a svalutare le dichiarazioni di Maugeri e Mozzali, i quali in sede di incidente probatorio avrebbero utilizzato, secondo la difesa di Passerino, avrebbero utilizzato l'espressione tangenti in senso atecnico, facendo riferimento agli aspetti concernenti le violazioni fiscali connesse ai pagamenti.
ma sia consentito. L'espressione tangenti ha un significato ben preciso nel linguaggio comune e la qualificazione operata da Maugeri e Mozzali è pienamente coerente con quanto è stato dichiarato da Passerino. Lo stesso Rampioni richiama un passaggio dell'incidente probatorio reso da Maugeri, nel quale alla sua domanda cosa intendeva esprimere con il concetto di tangente, Maugeri testualmente risponde: «Ma io non sono un tecnico, tangente per me è pagare qualcosa, perché se non la pago non arriva». Cosa c'entra questa risposta con il fiscale, con il problema della fiscalità, che dice l'avvocato Rampioni? Qui mi sia consentito è la difesa di Passerino che pattina, per usare un verbo caro all'avvocato Rampioni, altro che la procura. Ma nello stesso memoriale di Passerino, citato dall'avvocato, acquisito dal tribunale, l'imputato scrive che i soldi dati a Dacco e Simone erano finalizzati a garantire alla Fondazione Salvatore Maugeri flussi di denaro dalla Regione e che tale risultato Dacco e Simone lo ottenevano intervenendo sulla politica. Si ammettono dunque pagamenti eseguiti in funzione di provvedimenti amministrativi, ma si vuole sostenere che si tratta di provvedimenti legittimi, come se questo, semmai fosse vero, bastasse a rendere lecita la condanna. La difesa Passerino risolve ogni problema affermando, come ha fatto il suo consulente tecnico, avvocato Mangia, che compaiono nella ringa della difesa. Si riconosce, si ammette dunque che nessuna rilevazione dei costi vi fu, nonostante il chiaro precetto delle norme. Della difesa di Passerino, per poter confutare la tesi dell'accusa, è costretta a rinnegare le stesse dichiarazioni rese dall'imputato in sede di esame dibattimentale, la difesa di Roberto Formigoni arriva a definire le utilità incontestabilmente procurate all'imputato come cortesie, sia pure esibizionistiche tra amici. E quelle che l'avvocato Stortoni chiama cortesie tra amici, nel nostro ordinamento, come negli ordinamenti di tutti i paesi che conoscono il delitto di corruzione, sono null'altro che pagamenti corruttivi. È interessante notare che in uno dei casi più noti di corruzione negli Stati Uniti d'America, riportato da documenti dell'OCSE e del FATF, che ha visto imputato un membro del congresso, Mr. Cunningham, su internet, se avrete voglia, potrete trovare la richiesta di patteggiamento firmata dall'imputato. Tra i pagamenti corruttivi contestati vi era l'acquisto da parte dei corruttori di un'imbarcazione di $147,000 intestata ad una società terza per l'uso e il divertimento, use and enjoyment, del congressman. Non solo. Tra i capi di imputazione vi sono decine di migliaia di dollari spese per viaggi aerei, vacanze, pranzi e ristoranti, di cui Mr. Cunningham aveva usufruito a spese dei corruttori, ma anche beni di antiquariato che richiamano alla mente quei quadri regalati a Formigoni e sequestrati dalla procura, di cui attendiamo ancora notizie. Vi erano stati anche pagamenti di somme di denaro. Ma tutte le cortesie sono state ricostruite, sono state ricomprese tra i pagamenti corruttivi, portando ad una condanna del parlamentare statunitense alla pena di 8 anni e 4 mesi di reclusione per una corruzione i cui pagamenti corruttivi ammontavano a circa $2,4 milioni. Ma non abbiamo bisogno di andare oltre oceano per qualificare quelle utilità come pagamenti corruttivi. La nostra Corte di Cassazione, cito una sentenza che è già stata indicata nella memoria del pubblico ministero, ma che è particolarmente interessante, è una Corte di Cassazione citata a pagina 555 della memoria, nella nota 118. E la sentenza numero 58 del 25 agosto 2009 è una sezione feriale, relatore Carcano, imputato Ferro,
Nel collegio c'è anche Alberto Macchia. Questa sentenza ha confermato una condanna per corruzione, nella quale, tra le utilità ricevute dal direttore generale della sanità della regione Piemonte, il caso è proprio molto vicino al nostro, sono comprese una crociera con la moglie, una piccola imbarcazione, il pagamento di pernottamenti alberghieri a Sanremo, non a St. Barth, a Sanremo, per il valore di circa 17 milioni di lire e delle fiche per il casinò. È da notare che nella sentenza, che io invito il Tribunale a leggere, utilità ben più contenute di quelle garantite a Formigoni sono state senza dubbio qualificate come dazioni corruttive, non certo come cortesie tra amici, nonostante lo stesso imputato abbia sostenuto che tra lui e il corruttore vi era un consolidato rapporto personale. La dazione e la ricezione delle utilità è stata già di per sé ritenuta sufficiente a provare l'accordo corruttivo. E comunque la difesa di Formigoni nulla dice, nulla spiega sui rapporti tra Daccò e Formigoni in merito alle pressioni esercitate dal presidente di Regione Lombardia su Botti e Lucchina perché ricevessero Daccò e ne accogliessero le richieste, come ci hanno detto Botti, Merlino, Amigoni, come emerge dalla stessa insofferenza riferita da Merlino e mostrata anche in quest'aula di udienza da Lucchina. Nulla dice in merito alla presenza di Daccò ad incontri in presidenza con Don Verzè, Cal, Sanese e Lucchina. È anche questa una cortesia tra amici? Ed è questa cortesia che giustifica le altre cortesie offerte da Daccò a Formigoni, Perego e ai loro familiari amici? In merito al comportamento tenuto da Daccò in regione, ed in particolare in riferimento alla richiesta di somme per la campagna elettorale, gli avvocati Stortoni e Brusa sussurrano soltanto, i decibel scendono nel tono di voce, sussurrano il termine millanteria, ma non coltivano poi questa ipotesi. Perché evidentemente si rendono conto dell'assurdità e del carattere paradossale di una simile ricostruzione. Una millanteria durata oltre 10 anni senza che Formigoni, la vittima della millanteria, se ne sia accorto? Una millanteria che vedeva il povero pubblico ufficiale, il cui nome veniva millantato, imporre il millantatore ai suoi direttori generali? Una millanteria così truffaldina che buona parte delle somme versate da Passerino a Daccò e Simone andavano a coprire i costi per vacanze, viaggi, imbarcazioni di Roberto Formigoni? Millanteria della quale solo Formigoni sarebbe stato all'oscuro, visto che anche gli usceri della regione erano a conoscenza che Daccò era l'amico del presidente e come tale aveva accesso in regione. Ma è lo stesso Daccò che dice che tutti, compreso il presidente, sapevano che lui spendeva il nome. Ma se di millanteria si fosse trattato, Formigoni avrebbe dovuto urlare in aula il suo disappunto. Avrebbe dovuto, con toni ben più alti di quelli usati da questo pubblico ministero, prendere le distanze da comportamenti così gravi. E invece no. Che cosa fa Formigoni? Viene a spiegare, a giustificare le cortesie tra amici, quasi ridendo quantomeno questa pubblica accusa che secondo il presidente non conosce il vero significato dell'amicizia. Tutto quello che è stato ricostruito in questo processo è accaduto nella regione della quale lui era il presidente, ad opera dei suoi carissimi amici Daccò e Simone,
i quali spendevano il suo nome e nel suo nome ricevevano milioni di euro. E il presidente non dice niente, non spiega niente. Ed ancora, la difesa di Formigoni, per continuare a ricondurre la vicenda ad un banale scambio di cortesie tra amici, sin dall'esordio, con toni forti e ripetutamente, ha invitato il tribunale a liberarsi della falsa suggestione ingenerata dall'accusa, secondo cui oggetto del processo sarebbero oltre 70 milioni di euro sottratti alle cure dei malati lombardi. Lo ricordiamo l'avvocato Stortoni, che a gran voce ha detto: i malati non c'entrano niente, semmai a lamentarsi saranno i creditori della fondazione o i soci. I malati non c'entrano niente? Ma se le somme riconosciute a Daccò e Simone erano delle percentuali su somme che avrebbero dovuto coprire nella forma delle funzioni i maggiori e ulteriori costi sostenuti dalla Maugeri per le cure riabilitative e comunque per attività sanitarie? Ma se Lucchina ci ha spiegato che la coperta era corta in regione e che i soldi che si davano per un'attività si dovevano necessariamente stornare da un'altra e che facevano i salti mortali per mantenere l'equilibrio di bilancio? Quelle somme, i milioni di euro pubblici destinati alla complessità, alla qualità, alla ricerca, finivano invece in una percentuale che ha raggiunto il 25% nelle tasche di Daccò e Simone per finanziare, lo ripetiamo, anche i sollazzi di Formigoni, Perego, i loro parenti e amici. È questa una millanteria? Sono queste cortesie tra amici? No, signori giudici, questi sono pagamenti corruttivi che hanno sottratto risorse pubbliche alla loro destinazione, la cura dei malati. Siamo stati accusati di avere modificato la qualificazione di Daccò e Simone, definendoli come mandatari anziché come intermediari per far quadrare i conti. Ma quale mistificazione, se noi abbiamo sempre detto che la corruzione si consuma con il pagamento alle società di Daccò e Simone. Sin dai tempi dell'udienza preliminare, nella quale l'avvocato Stortoni domandava: ma Formigoni di cosa deve rispondere, di 60 o di 8 milioni? Domanda che lo stesso Formigoni ha ripetuto più volte, noi abbiamo risposto sempre nello stesso modo. Che Formigoni, nell'ottica dell'accusa, è accusato di concorso in corruzione per l'intera somma. Dunque, quale sarebbe l'effetto magico dell'indicazione di Daccò e Simone come mandatari piuttosto che intermediari? Quale sarebbe il gioco di prestigio che la Procura ha tentato di fare per tenere tutto insieme? Intermediari, mandatari, delegati, procuratori, usate l'espressione che più vi piace. Il senso è sempre stato lo stesso. È proprio alla luce di questa lettura dei fatti, che non abbiamo mai modificato, è irrilevante, tra l'altro, che ci sia la prova che Formigoni ha ricevuto utilità solo qualche tempo dopo l'inizio dei pagamenti. A tal proposito richiamiamo l'attenzione del Collegio sul dato che emerge dagli specchietti del capo di imputazione, da cui appare evidente che i primi pagamenti più consistenti alle società di Daccò e Simone sono tra il 2004 e il 2006, per aumentare poi vertiginosamente tra il 2009 e il 2011. È evidente dalla lettura appunto del capo di imputazione. Per sostenere che si è trattato solo di cortesie tra amici, Roberto Formigoni ha dichiarato a dibattimento che tutti gli atti della sua giunta sono incontestabili quanto alla loro legittimità. Il tema della legittimità degli atti nei fatti è stato affidato alla difesa Lucchina, alla quale quasi tutti i difensori si sono riportati.
Noi non intendiamo replicare a quanto detto dall'avvocato Gobbi in merito al contenuto delle sentenze del TAR e del Consiglio di Stato, sulle quali si è diffuso lungamente, in quanto riteniamo sufficiente quanto già detto e scritto in sede di requisitoria. Riteniamo invece utile riprendere alcuni passaggi delle dichiarazioni dell'avvocato Gobbi, in particolare un passaggio dell'arringa nella quale l'avvocato, nel declamare a gran voce il contenuto dell'articolo 3 del DM del 97, richiama i costi che la norma prescrive alle regioni di prendere in considerazione per l'individuazione e determinazione delle funzioni. Costi del personale direttamente impiegato nelle attività sanitarie, costi dei materiali consumati, costi della manutenzione, dell'ammortamento delle apparecchiature utilizzate, una quota dei costi generali. Ma nessuno in questo dibattimento, nella regione a seguito degli ordini di esibizione della procura, né i consulenti tecnici, né i testimoni, né gli imputati, compreso il dottor Lucchina, sono riusciti a portare un solo documento, un solo studio che desse conto della rilevazione, anche approssimativa, di tali costi, che desse ragione degli stanziamenti riconosciuti alle singole funzioni e delle assegnazioni ai singoli enti. Questo è un fatto. L'esempio più lampante sono le funzioni pubbliche introdotte nel 2007. Ente gestore unico, vincoli architettonici, molteplicità dei presidi ambulatoriali. Per l'ente gestore unico sono stati stanziati e distribuiti 150 milioni di euro senza che si dica una sola parola sui maggiori costi che avrebbero giustificato quelle erogazioni. Ed è lo stesso dottor Croce, professor Croce, che a pagina 44 della sua relazione dimostra con un grafico che all'introduzione delle cosiddette funzioni pubbliche, delle quali beneficiano anche l'ospedale San Raffaele e la Fondazione Salvatore Maugeri, corrisponde la riduzione del fondo destinato a coprire il disavanzo delle aziende sanitarie pubbliche. È evidente che lì non c'è alcuna rilevazione di costi, ma semplicemente uno spostamento dal fondo ripiano perdite alle funzioni. E la stessa logica è stata applicata ai privati. Al Tribunale non può sfuggire, come non sfugge a nessuna delle parti in questo processo, l'assenza assoluta di qualsiasi attività istruttoria volta a garantire, attraverso la rilevazione dei costi, l'osservanza dell'articolo 8-sexies. Singolare appare poi la circostanza che l'avvocato Gobbi, che pure si è dedicato con grande energia, bisogna riconoscerlo, a sostenere la legittimità degli atti, addentrandosi in una esegesi articolata delle sentenze del TAR e del Consiglio di Stato, liquidi in poche battute, circa 6 pagine ho contato delle trascrizioni, gli esiti degli audit della Regione, che pure sono atti interni, firmati alcuni dal suo assistito e aventi per oggetto proprio atti specifici dei quali ci occupiamo in questo processo. L'avvocato addirittura introduce l'argomento in questi termini, a pagina 127 delle trascrizioni. Dice l'avvocato Gobbi: da ultimo, spero, su questo tema un accenno, perché l'ha introdotto il pubblico ministero. Anche qui il pubblico ministero ha portato in fase di indagini e in dibattimento dei dati relativi a un periodo successivo ai fatti contestati. Noi non ci saremmo mai sognati di addentrarci, però ha portato gli esiti dell'audit. Scusate un attimo. Non ho un bicchiere.
comunque se il PM non li avesse acquisiti ed introdotti non ne avremmo avuto notizia. Ma gli audit sono documenti importantissimi, in quanto hanno per oggetto proprio i fatti di causa, come si suol dire. Sono cioè verifiche delle procedure amministrative applicate dalla Direzione Generale della Sanità proprio per determinare le erogazioni contestate. Sono gli atti più specifici che abbiamo in questo processo. Ma perché poi l'avvocato Gobbi dice che gli audit riguardano fatti successivi alle contestazioni? L'audit di Fasano ha per oggetto le funzioni non tariffabili quantomeno dal 2008 al 2011, tutto il no profit che parte dal 2007, oltre che la legge sulle maggiorazioni tariffarie. Sono proprio tutti i temi oggetto delle imputazioni. Ma non ci dobbiamo sorprendere di questo. Basta leggere la relazione di quegli audit, basta leggere gli esiti, i verbali delle audizioni di Lucchina, di Merlino, perché sono stati ascoltati e avete i verbali delle loro audizioni, la relazione di Paganelli, di Fasano, di Bongiovanni, per capire perché non ce li hanno prodotti. Perché vogliono farne dimenticare l'esistenza, perché ne minimizzano gli esiti che pure loro stessi hanno sottoscritto. E lo ricordo a tutti, gli audit sono stati resi a valle di un ampio contraddittorio con la Direzione Generale della Sanità. Hanno avuto la possibilità di interloquire ampiamente. Invito il Tribunale a leggerli con attenzione. Non c'è bisogno neanche di farlo, ma proprio sempre per consentire di orientarsi. Nella mole di carte sono quelli acquisiti con l'ordine di esibizione del 10 maggio 2013, proprio dopo che era stato fatto il rinvio a giudizio. Negli audit non hanno potuto negare l'evidenza, non potevano scrivere nero su bianco cose non vere. Un'ultima annotazione per rendere giustizia all'onestà e alla minima intelligenza del fenomeno che la Procura ritiene di avere maturato. Il difensore di Lucchina arriva a dire che noi avremmo considerato contra legem le funzioni previste dal capo di imputazione perché non previste espressamente dalla legge. Si legge a pagina 61 delle trascrizioni dell'udienza del 16 maggio 2016 che si sarebbe detto che queste funzioni sono non previste dalla legge, sono in violazione di legge, questo l'avremmo detto noi. Questo si è contestato, dice Gobbi, a fior di testi, a fior di imputati. Ma come? Ma davate delle funzioni non previste dalla legge? Perché non comprese negli elenchi non esaustivi di quell'articolo 8 sexies e 3 del decreto ministeriale del 97. Ma qui, consentitemi, è la difesa del dottor Lucchina a dover essere smascherata. Ma non si è mai contestata la contrarietà alla legge delle funzioni perché non previste nominativamente. A pagina 470 e 471 della memoria scritta, noi diamo puntualmente atto della circostanza che tanto l'articolo 3 del DM del 97 quanto l'articolo 8 sexies consentono alle regioni di individuare attività sanitarie diverse da quelle esplicitamente menzionate, da remunerare mediante funzioni. Quello che la Procura ha sottolineato è l'indubitabile circostanza che si coglie dal confronto con altre esperienze regionali, che in Regione Lombardia si è assistito a un florilegio di funzioni sempre più distanti dalla ratio di quelle funzioni espressamente previste dal legislatore. Ma mai, mai la nostra contestazione si è fermata a dire non era prevista dalla legge e quindi è contraria alla legge. Non c'è nessun passaggio, né nelle imputazioni, né nelle arringhe, né in nessun momento del processo. Poche precisazioni ancora sulla arringa dei difensori di Lucchina. L'avvocato Casamassima ha evidenziato che la Procura, pur avendo definito il decreto di liquidazione numero 5360 del 29 maggio 2009, mi riferisco al decreto di liquidazione del no profit a favore del San Raffaele,
firmato appunto da Lucchina nell'ambito del bando no profit, la Procura non lo avrebbe espressamente contestato nel capo di imputazione. È vero che quest'atto, pur essendo sicuramente l'atto monocratico nell'ambito del no profit, nel quale emerge più evidente la prova del coinvolgimento di Lucchina e della deliberata violazione di criteri minimi di buona amministrazione, non è stato espressamente indicato nell'imputazione. E non lo è stato perché è un atto che è stato acquisito con un ordine di esibizione successivo alla richiesta di rinvio a giudizio. Ma senz'altro, ad avviso di questo pubblico ministero, rientra tra quei provvedimenti amministrativi oggetto degli accordi corruttivi. Tant'è che nel capo 16 di imputazione si legge: di atti contrari ai doveri d'ufficio diretti ad assicurare al San Raffaele indebiti vantaggi e ad assicurare una protezione globale anche in relazione ai finanziamenti dei progetti no profit. Dopo aver dato una soddisfazione all'avvocato Casamassima, le devo dare una delusione. L'avvocato dice che la Procura ha contestato la corruzione legislativa in riferimento alla legge 7 del 2010 sulle maggiorazioni tariffarie. Non c'è nessun punto delle imputazioni in cui c'è una contestazione di questo tipo. L'unico riferimento alla legge 7 del 2010 è nel capo 2 a pagina 16 del decreto che dispone il giudizio e nel capo 16 alla pagina 31, laddove in realtà questo pubblico ministero contesta la corruzione in relazione alla DGR 2132 del 4 agosto 2011. Se per essere più chiara posso leggerlo. Qui si fa riferimento effettivamente alla legge 7 del 2010, ma con tutt'altro significato. Si evidenzia da parte del pubblico ministero che benché fosse stata approvata la legge regionale 7/2010 che prevedeva per gli IRCS un aumento tariffario del 19% su tutti i DRG, la delibera del 2011 continuava a prevedere ingenti erogazioni per le funzioni non tariffabili della ricerca degli IRCS. Quindi forse c'è un fraintendimento, ma non è nei termini in cui la definisce l'avvocato Casamassima la contestazione. Quindi l'atto contrario è sempre la delibera sulle funzioni. Iniet, mi piace intitolarlo così questo punto. Le difese Gobbi e Brusa hanno enfatizzato alcuni episodi nei quali vi sarebbero stati dei niet della regione, delle sportellate alle richieste di Dacco e Simone, anche nell'interesse delle due fondazioni. Non è chiaro se le sportellate sono anche alla Procura, ma forse nella intenzione dell'avvocato è questo. Questi no vengono indicati dai difensori come elementi che proverebbero inequivocabilmente l'assenza di un rapporto corruttivo e del vincolo associativo. Ne cito solo alcuni. Il rifiuto di aumentare le tariffe di riabilitazione nel 2001, sebbene fosse stato richiesto da Dacco e dalla Fondazione Salvatore Maugeri. La vicenda dell'ospedale San Giuseppe, anni 2006 e 2007. Ricordo soltanto, perché sono fatti complessi, che la richiesta era, a fronte di 18 anni di affitto a favore di Dacco e Simone, che l'ospedale fosse sostanzialmente ristrutturato a spese della Regione attraverso i contributi per gli ospedali classificati. La richiesta dell'avvocatessa Zanuttig di ripianare i bilanci della Maugeri come previsto per gli IRCS pubblici. La Zanuttig chiedeva 40 milioni di euro alla Regione perché riteneva che la Maugeri dovesse essere assimilata a un ente pubblico. La richiesta del San Raffaele di applicare retroattivamente, quantomeno al 2002, la funzione dell'eccellenza introdotta per l'anno 2003. Signori giudici,
Ma il diniego a queste richieste non prova nulla. Anche nei rapporti corruttivi c'è un limite a quello che si può concedere. Si tratta di richieste del tutto infondate, che avrebbero dato luogo a provvedimenti abnormi, ovvero a problemi di tenuta del sistema. Ma ci rendiamo conto che, come prova dell'onestà e dell'estraneità ai fatti, la difesa di Lucchina porta il no del direttore generale all'applicazione retroattiva della funzione di eccellenza, cioè il no ad un provvedimento abnorme? La difesa sostanzialmente sarebbe in questi termini: avremmo potuto fare di peggio, i DEST, avremmo potuto mandare a scatafascio la regione, ma siccome non lo abbiamo fatto, abbiamo detto di no, siamo bravi e onesti. Queste difese mostrano di non avere alcuna conoscenza criminologica dei fenomeni corruttivi. I corrotti devono sì difendere gli interessi dei corruttori, ma devono anche cercare di salvare la pelle, di non essere scoperti. Anzi, proprio la scelta degli strumenti meno eclatanti e ben ponderati ha consentito di proseguire per tanti anni nel rapporto corruttivo senza essere scoperti. Alcune questioni specifiche, qui sarò un po' ballerina, saltando da una questione all'altra perché sono appunto repliche su questioni particolari. Il tema dell'associazione. Io non intendo tornare sul tema dell'imputazione di associazione, che ritengo sia stato ampiamente trattato da questo pubblico ministero nelle requisitorie ed esaminato a lungo soprattutto dalle difese che ne hanno premesso l'inconsistenza. Stortoni, Rampioni, Krog parla solamente dell'associazione. Però voglio fare una replica a quanto riferito dall'avvocato Rampioni, una precisazione in merito alla non corretta citazione da parte della Procura di un articolo del professor Fiandaca. L'articolo, pubblicato nel 2000, lo sottolineo, è stato citato nella memoria a pagina 613, alla nota 209. L'articolo si intitola Esigenze e prospettive di riforma dei reati di corruzione e di concussione. L'avvocato Rampioni, oltre a lamentarsi dell'errore della pagina, che anziché 895 è stata indicata come 899, dice che quell'articolo non ha nessuna rilevanza perché Fiandaca farebbe riferimento a un'ipotesi de iure condendo. Io invito il Tribunale a leggerlo, quell'articolo. Se il Tribunale lo vuole, io ne ho anche una copia qui sul mio tavolo, se è più facile da acquisire. Invito il Tribunale a leggerlo perché è molto interessante e perché Fiandaca dice delle cose diverse da quelle che richiama invece l'avvocato Rampioni. Sia pure in un contesto in cui Fiandaca si occupa anche de iure condendo, della riforma dei reati di corruzione e concussione, prima di affrontare il tema de iure condendo, citando anche Grosso, che va oltre Fiandaca in questa, diciamo, critica, si lamenta Fiandaca del fatto che in occasione di indagini e processi su fenomeni di corruzione sistemica estesi ad una pluralità di soggetti, come furono le indagini e i processi di Mani Pulite, non si sia contestato il delitto di associazione, quale fattispecie più idonea a cogliere la gravità di quei fenomeni criminali e a meglio descriverne la dinamica e il disvalore ulteriore rispetto ai singoli reati di corruzione. Questa ovviamente è una mia sintesi. Questo è l'argomento di cui si occupa Fiandaca. È inutile che io ricordi che Mani Pulite degli anni 92, Fiandaca lo scrive nel 2000, quindi non è proprio de iure condendo. E quindi è una critica e una riflessione su quei fenomeni corruttivi e sulla opportunità, secondo Fiandaca, e l'occasione persa, dice, di non aver contestato il reato di associazione a delinquere.
Operazioni immobiliari. Saltiamo da un argomento all'altro. La difesa Simone, nella persona dell'avvocato Riggio, contesta che la Procura ha ricostruito, quali dazioni di tangenti, quelle che l'avvocato definisce banalissime operazioni immobiliari. Operazioni nelle quali Simone ha ottenuto il pagamento di provvigioni, quale intermediario appunto immobiliare. Banalissime operazioni immobiliari? Non si è mai visto che l'intermediario riceva una provvigione più alta del prezzo di acquisto dell'immobile. È il caso di Camaldoli, ovvero una provvigione pari alla metà del prezzo di acquisto dell'immobile, come è il caso di Dardanoni. Con riguardo a Camaldoli, l'avvocato Riggio dice che avremmo dovuto provare che la Maugeri ha acquistato l'immobile a un prezzo più alto di quello di mercato. Ma non è forse così? Lo stesso giorno della vendita, Simone acquista l'immobile, se non sbaglio, non sono proprio precisa all'euro, acquista l'immobile a 3 milioni e lo stesso giorno lo rivende a oltre 8 milioni. Forse il prezzo di mercato non è quello che l'ad spicio pattuisce con la Jolly Immobiliare? Poche parole su Tradate e Praga, giuro che dirò pochissimo. Solo delle precisazioni. Innanzitutto gli investimenti immobiliari intervengono tra il 1997 e il 2000, dunque nell'arco di 3 anni. L'avvocato Lucibello fa riferimento solo al primo investimento del 1997, dimentica tutti i pagamenti successivi fino al 2000 che sono anche più consistenti del primo. Sono Passerino, Maugeri e Mozzali a ricollegare l'investimento di Praga a un favore da fare a Simone per lo sblocco del problema Tradate. Ma non è certo una fantasia di questo pubblico ministero quella di collegare le due operazioni, ma come potevamo noi immaginarci che l'acquisto di un immobile a Praga era collegato a un favore per la soluzione del problema di Tradate? Noi non sapevamo neppure che la società MDS, sequestrata poi a Passerino, quindi l'abbiamo scoperto in occasione poi del sequestro dei beni a Passerino, avesse degli immobili a Praga. Ce lo hanno detto loro per la prima volta. Addirittura l'avvocato Palazzo richiama il progetto di collaborazione con i professori polacchi per giustificare l'acquisto di Praga. Ma se Passerino, il suo assistito, che ci ha detto a dibattimento che chiese a Simone come potevano sdebitarsi, ma che questo sia accaduto prima o dopo la risoluzione di Tradate è un'importanza relativa. E cosa c'entra poi la Polonia con Praga? E vogliono fare ricerca, come ci dicono, e si comprano un albergo. Perché, signori giudici, magari a voi sarà sfuggito, spero che vi sia anche sfuggito perché è veramente un particolare, ma il primo investimento del 1997 è l'acquisto di un albergo a Praga, il Blue Key o Key Blue, non me lo ricordo più il nome, ma c'è nelle carte. Quindi per fare la ricerca con dei polacchi comprano un albergo a Praga. Sembra quasi, non lo so, un fumetto. Poche parole sulla posizione di Merlino, che più difese hanno stigmatizzato. L'avvocato Rampioni sostiene addirittura l'inutilizzabilità delle sue dichiarazioni. In proposito afferma che è lui a salvare il posto, il suo è il pieno asservimento della funzione, predispone materialmente e funzionalmente le delibere, fa tutto lui. Ma si dimentica l'avvocato Palazzo che Merlino rimane totalmente estraneo alle sedi decisionali, dove si decide di allocare le risorse alle varie funzioni. Merlino non partecipa ai caffè sanità, agli S4, alle dirette con il Presidente, ai comitati interassessorili. Merlino dà esecuzione strettamente tecnica a decisioni prese da altri, individuando criteri di distribuzione delle funzioni da altri decisi e da cui altri hanno destinato determinate risorse economiche.
Ancora una nota sui verbali di interrogatorio di Passerino. Rampioni evidenzia asserite discrasie tra i verbali di interrogatorio in forma riassuntiva e le trascrizioni di tali interrogatori e sembra arrivare ad affermare che quando vi è la registrazione il difensore può sottoscrivere il verbale riassuntivo senza troppo curarsi del suo contenuto. Al difensore, dice testualmente Rampioni, del riassuntivo non deve interessare nulla, in quanto vi è la registrazione. Questa è davvero un'affermazione meravigliosa, per usare un termine caro alla difesa di Passerino. Ricordo a me stessa, come dicono gli avvocati, che la norma prevede che si proceda a registrazione al fine di verificare che non vi siano coercizioni e che la trascrizione è solo eventuale, mentre è sicuramente obbligatoria la verbalizzazione riassuntiva. Ed è pertanto sorprendente che l'avvocato Rampioni affermi che all'avvocato dei verbali riassuntivi non deve interessare nulla. In ogni caso, non soltanto non vi sono discrasie e il collegio potrà verificarlo, ma la registrazione documenta puntualmente anche la redazione del verbale riassuntivo ed eventuali discussioni ed obiezioni sul contenuto dello stesso. Anzi, se il Tribunale volesse anche ascoltare quegli interrogatori, si renderebbe conto che il clima era tutt'altro che di tortura. Incidente probatorio di Maugeri e di Mozzali. Poche parole. L'incidente probatorio sarebbe stato un pasticcio processuale. L'avvocato Stortoni arriva a parlare di inutilizzabilità di quell'incidente probatorio. È stato analizzato da tutti i punti di vista per dire che la procura ha costretto i poveri imputati Mozzali e Maugeri a quell'incidente probatorio, ricattandoli quasi di non concedere il patteggiamento. Ma a fronte di queste dichiarazioni così pesanti, così gravi, pronunciate nei confronti di un ufficio pubblico di procura, ma la domanda che viene spontanea a questo pubblico ministero è: ma perché non li hanno richiamati in aula Maggeri e Mozzali? Perché hanno rinunciato ad ascoltarli nel dibattimento? Perché io lo ricordo bene, sono stati loro a rinunciare alle testimonianze di Mozzali e di Maugeri. Non è stato il presidente a revocarli come testimoni. Sono state le difese che li avevano indicati come tali, che non li hanno poi voluti sentire in aula. Ma quale occasione migliore potevano avere le difese per smascherare una procura così manipolatrice, così brigona e ricattatrice? Si poteva mettere a nudo la procura con i fatti, non con le chiacchiere nelle arringhe. Verbali di interrogatorio di Daccò e Passerino. Una precisazione: non è chiaro se gli avvocati Brusa e Stortoni abbiano dato in limine litis il consenso all'utilizzo dei verbali di interrogatorio di Daccò e mi pare anche di Passerino, perché l'avvocato Brusa estensivamente li ha citati nella difesa del suo assistito. Perché se così non è, se il consenso non è stato dato, e magari potranno chiarirci questo punto, è soltanto un esercizio di stile quello dell'avvocato Brusa. Mi avvio alle conclusioni, Presidente. L'avvocato Brusa dice che la procura è ossessionata da formigoni e l'avvocato Stortoni ci accusa di esserci mossi secondo la logica del cosiddetto diritto penale d'autore, avendo come unico obiettivo preda, questa è la parola che viene usata, preda del processo il presidente Formigoni. È evidente che si tratta di una provocazione alla quale in altri contesti non varrebbe neppure la pena di replicare.
ma al solo fine di mostrare al Tribunale quanto false siano queste accuse e quanto scadente, mi si consenta di usare questa espressione, scadente sia la difesa di un Presidente della Regione che, accusato di fatti gravissimi, si sottrae al confronto con i suoi accusatori prima e con i suoi giudici dopo. E alla fine, attraverso le arringhe dei suoi difensori, allude a che cosa? Ad un complotto nei suoi confronti da parte dell'ufficio di procura? Sì, complotto, perché questo vuol dire diritto penale d'autore. L'avvocato Stortoni è un professore universitario bravissimo, sa mettere un bel vestito alle parole, usa l'espressione «formigoni preda della procura». Un presidente che attraverso i suoi difensori accusa la procura di gravissime scorrettezze nella gestione delle indagini. Io voglio replicare a queste illazioni, presidente, e voglio replicare con i fatti. Fatti dei quali le difese sono perfettamente a conoscenza e che sono documentati negli atti. Già nel luglio del 2011, quindi nei primi giorni successivi al suicidio di Mario Call, quando l'indagine muoveva i suoi primi passi, i testimoni del San Raffaele ci hanno detto che Call aveva riferito loro più volte di dare i soldi a Daccò per ottenere vantaggi dalla Regione ed in particolare le funzioni, e che questo era possibile grazie all'amicizia di Daccò con il presidente Formigoni. Solo a dicembre 2011, gennaio 2012, dopo le audizioni di Grenci, si sono scoperti gli ingenti flussi di denaro dalla Fondazione Salvatore Maugeri a Daccò e Simone. E nell'aprile del 2012 sono stati arrestati Daccò, Simone, Passerino, Maugeri e Mozzali per associazione a delinquere finalizzata all'appropriazione indebita. Solo quando, a seguito degli interrogatori, Passerino, Maugeri e Mozzali ci hanno spiegato per quale ragione pagavano Daccò e Simone, cioè per aprire loro le porte in Regione in forza dell'amicizia con Formigoni, e ci hanno detto che quei pagamenti erano finalizzati soprattutto ad ottenere le funzioni non tariffabili, noi abbiamo iscritto Roberto Formigoni per corruzione il 14 giugno del 2012. In quel periodo è stato anche per la prima volta sentito Botti, il quale ci ha riferito tra l'altro dell'intervento diretto di Formigoni perché fosse reintrodotta nel 2002 la funzione di complessità nella riabilitazione. Nel luglio del 2012, quando la Guardia di Finanza è riuscita, a fronte di un ulteriore enorme sforzo, a ricostruire il modo in cui il denaro affluito a Daccò e Simone era stato poi speso per garantire ampie utilità al Presidente, e si è altresì scoperto in quale modo anomalo operavano i conti correnti di Roberto Formigoni, il Presidente è stato invitato all'interrogatorio, che ha ritenuto di disertare. L'audizione successiva dei testimoni della Regione ha consentito di ricostruire i comportamenti illeciti di Formigoni in Regione e ha portato all'iscrizione di Lucchina e Sanese. Ma altro che diritto penale d'autore, altro che delibere costruite ad hoc, si è partito dai fatti, da fatti chiari, incontrovertibili. Fatti di cui noi abbiamo già ampiamente parlato nella requisitoria e che abbiamo trattato e affrontato nelle memorie scritte. I flussi finanziari, compresi quelli dei conti di Roberto Formigoni, la ricostruzione puntuale dei costi sostenuti per garantire a Formigoni ingenti utilità, i comportamenti tenuti da Formigoni in Regione e le pressioni da lui esercitate per favorire anche contra legem la Maugeri e il San Raffaele. La reintroduzione nel 2002 della funzione della complessità che porta Botti a dimettersi, la nomina stessa di Botti nel 97, l'intervento sull'assessore c'è nel 2006, quando le funzioni che erano state pensate per la Maugeri e il San Raffaele erano state eliminate. Formigoni le fa reintrodurre e garantisce maggiori erogazioni.
i bandi no profit dal 2007 in poi, l'aumento vertiginoso delle funzioni di complessità, ricerca nel 2008, le continue pressioni esercitate su Lucchina, riferite da Merlino e ricostruite dalle agende e riscontrate dalle dichiarazioni anche di Amigoni. Pressioni che uniche possono spiegare i comportamenti di Lucchina. E come venivano esercitate queste pressioni? Attraverso Daccò, imponendolo a Lucchina in modo sistematico. Stortoni dice che Daccò era uno stalker. Ma se uno stalker c'era in regione, solo per seguire la rappresentazione di Stortoni, quello era Formigoni, visto che era lui che imponeva Daccò e che quando Lucchina si è rifiutato di riceverlo è stato Formigoni che gli ha detto di ricominciare. Daccò esiste perché esiste Formigoni. Senza Formigoni Daccò non esiste più in regione. E Daccò e Simone scompaiono anche come destinatari di ingenti somme di denaro da parte di Cal e Passerino. Questo è un dato insuperabile. Questi sono fatti estranei alla logica del diritto penale d'autore, tanto caro alla difesa di Formigoni. Questi sono i comportamenti tenuti da Roberto Formigoni a fronte dei pagamenti corruttivi. L'ufficio di procura non è stato vittima di alcuna ossessione, mi dispiace per l'avvocato Brusa. L'ufficio di procura aveva il dovere di comprendere le cause e la destinazione finale di circa 60 milioni di euro corrisposti dalla Fondazione Salvatore Maugeri a Daccò e Simone e di circa 9 milioni versati da Cal a Daccò, tutti con modalità sospette. Ricostruendo il flusso di denaro, la procura è arrivata inequivocabilmente al presidente Formigoni e a provare l'esistenza di un sodalizio criminoso ed un rapporto corruttivo durato oltre 10 anni. Noi siamo certi che il tribunale non potrà dare credito a versioni difensive che hanno ancora la sfrontatezza di sostenere che questa è una vicenda privata di mere cortesie tra amici. Grazie.